Buonasera, buonasera cari amici telespettatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Torno per Cena. Oggi abbiamo un divano molto gremito e partiamo subito a presentare gli ospiti. Eh, partiamo da Alessio Alberti del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo anche Andrea Monti della Lega Nord. Buonasera. E infine Renato Pomari, FIOM CGL. Buonasera. Allora, che cosa, partendo un po' da Monti, andando poi a uscire, come è andata la giornata di oggi? Cosa avete fatto? Di cosa vi state occupando in questo ultimissimo periodo? quest'oggi ho avuto una giornata di, di lavoro dedicata al mio comune. Sono stato appunto in ufficio, che era qualche giorno e purtroppo non... Non, non, non ero potuto andare in comune e devo dire che è sempre difficile far quadrare i conti perché stiamo proprio a ridosso dell'approvazione del bilancio eh, di previsione. E è dura, è dura perché, come Talmente sappiamo, gli enti, locali, no, gli enti locali sono stati falcidiati eh, negli ultimi anni, soprattutto eh, dall'azione di tagli degli ultimi tre governi, partendo da Monti, poi Letta e poi l'azione anche del, del governo Renzi. E certo, quest'anno dicono che ah, non abbiamo tagliato nulla in enti locali, anche perché non c'è più nulla da tagliare. Anzi, ricordo che moltissimi comuni, soprattutto del nord, eh, non è che ricevono dei trasferimenti dallo Stato, ma la differenza tra quello che versano allo Stato con il prelevamento del gettito proprio, cioè quello dell'Imu, e eh, quello che lo Stato torna indietro con... Il trasferimento sotto forma di Fondo di solidarietà, così è chiamato, la differenza è negativa, cioè parecchi comuni, tra cui il mio, sono finanziatori netti dello Stato. E questo credo che sia incredibile perché è veramente una, una situazione che non, non è sostenibile. Risorse. Pagate dai cittadini al proprio comune attraverso le imposte comunali come quella eh, sugli immobili, l'IMU, che in realtà servono per finanziare le spese generali dello Stato. Siamo ormai in una situazione che eh, è oltre la sopportabilità ed è oltre diciamo, le, le regole normali di gestione amministrativa. Purtroppo però questa situazione continua a confermarsi nel tempo e vedo che il governo su questo fa poco e nulla perché è impegnato. Mi raverebbe da dire su altri temi, però non so bene su quali temi si è impegnato il governo, perché legge elettorale niente, c'è stato un, un referendum che ha di fatto cancellato una riforma costituzionale pasticciata, ma è passato come se nulla fosse, c'è stato giusto questo cambio di figurina al vertice della Presidenza del Consiglio, perché poi sotto i ministri sono rimasti pressoché tutti uguali e non si fa nulla, cioè è come se niente fosse e andiamo avanti aspettando le prossime tasse, le, le prossime imposte che sicuramente arriveranno come l'aumento IVA che ormai pare che stato sia... Faventato più che paventato, ormai è una supposta che piano piano ci spingeranno. Ma la questione dove che lo mh, citavi della questione dei comuni e dei soldi che vanno a Roma e tutto, siccome qualche settimana fa c'era stata anche un'ipotesi di diciamo eh, autonomia della, della della Lombardia in qualche modo, quindi eh, lei sarebbe d'accordo e ci sarebbero delle cose positive se dovesse co essere così? Ma non c'è ombra di dubbio che ormai diversi calcoli fatti da più fonti confermano che per la sola Lombardia si parla di un residuo fiscale, ovvero la differenza tra quanto i contribuenti lombardi, imprese e persone fisiche, versano all'erario statale e quanto torna indietro in beni e servizi dal, dallo Stato sul territorio. La differenza in negativo naturalmente per la sola Lombardia sono dai 50 ai 54 miliardi di euro all'anno, a seconda dell'istituto che eh, si è premurato di fare i conti. È comunque una cifra enorme: fossero 50-54, poco cambia. Do solo un dato giusto per, per ricordare le proporzioni. Noi giustamente ci arrabbiamo molto con l'Europa che ci costa tanto, oltre che ci mette dei, dei lacci e dei vincoli, spesse volte che non sono nemmeno giustificati. Beh, l'Europa noi però, come differenza tra quello che l'Italia versa e quanto riceve dall'Europa, ci costa dai 4 ai 5 miliardi di euro a seconda degli anni. Ecco, la Lombardia invece. Paga lo Stato 54 miliardi di euro ogni anno. Se poi ci aggiungiamo il Veneto, la Toscana, l'Emilia-Romagna, arriviamo a 100 miliardi annui. Questa massa di soldi che evidentemente parte eh, dai comuni dei territori del Nord per andare allo Stato centrale negli anni è stata sperperata alimentando l'assistenzialismo, gli sprechi, i costi generali eh, che, non hanno, che non hanno generato però competitività. Il risultato, per chiudere poi il cerchio, è quello che le imprese faticano al nord a competere oggi eh, in una competizione che si fa più difficile dal punto di vista globale e chiudono, chiudono le imprese, perdono il posto di lavoro i lavoratori che rimangono senza stipendio. È chiaro che noi ci stiamo impoverendo, la Lombardia dice Pro richiediamo allo Stato che parte, almeno parte di questi 54 miliardi rimangano sul territorio, lo Stato da anni non ci vuole sentire, l'ultima carta che vogliamo giocarci è quella di fare esprimere il popolo, i cittadini lombardi e anche quelli veneti, perché poi è congiunta l'azione politica, attraverso l'unico strumento che consente e consente la normativa e le leggi attuali, che è quello di un referendum consultivo. Qualcuno dice che non ha nessun valore diretto, come ha ricordato anche il presidente, Nazionale di Anci lombardi, il presidente lombardo di Anci, Roberto Scanagatti, che è anche sindaco di Monza. Certo, però io credo che nel momento in cui milioni di lombardi Avranno la possibilità di andare al voto e voteranno per chiedere maggiori risorse, cioè di tenere una quota maggiore di risorse proprie sul territorio lombardo, beh, voglio vedere, sfido un governo ancora una volta a far finta di niente, perché poi la pazienza ha un limite. Ora però voglio sapere, voglio sapere da Alberti un po' su questo, questo ragionamento. Prima di sapere da lei che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto oggi, questo ragionamento di, di Monti, se lo condivide o non lo condivide, ci sono falle, Guardi. ci sono cose positive. Maroni la campagna elettorale per le regionali del 2013 l'ha fatta, promettendo ai cittadini lombardi l'autonomia della Lombardia e promettendo il, eh, il taglio dei ticket, mi ricordo il dimezzamento dei ticket, nessuna delle due cose è riuscita a farlo, ormai sono quasi passati cinque anni dal 2013, questo referendum che si continua sempre a procrastinare per l'indipendenza e per l'autonomia della Lombardia, che tra l'altro costerebbe ai cittadini eh, lombardi più di 30 milioni di euro che potrebbero essere dedicati a mio umile parere per provvedimenti e per cose ben più importanti che riguardano nella sostanza la vita delle persone, la vita quotidiana dei, dei cittadini lombardi. Dicevo, questo referendum continua a essere continuamente rimandato. Io penso, a quanto pare che eh, Maroni avrà eh, il suo bel da fare per farsi rieleggere, visto che lui si è riproposto, Lega Nord e Forza Italia non hanno ancora detto se vogliono avere lui come candidato governatore alla prossima tornata delle regionali evidentemente sta valutando se potrà utilizzare nuovamente questi stessi argomenti, cioè quello dell'autonomia della Lombardia da avere tramite un referendum che come ha giustamente sottolineato eh, l'ospite padano qui presente non ha eh, un'assolutamente Assolutamente validità legale, quindi è un referendum puramente no, no, consultivo, sì. semplicemente legale ce l'ha: eh. sì, cioè, ah, non è messo. che è illegale, no. è legale. Assolutamente è legale. È, è, no, è legale, è leg Hai legittimo. Detto, non è legittimo. Non l'hanno fatto, ma sei d'accordo o no? È questo che interessa anche agli ai telespettatori. Sei d'accordo a tenere stata, parte del 54 miliardi? c'è stata la no. riforma costituzionale che è stata bocciata il 4 di dicembre, che promuoveva un federalismo differenziato oh. tra le regioni: no, toglieva promuoveva, potere alle regioni. Assolutamente promuoveva un federalismo differenziato, cioè le regioni erano, nel senso, autorizzate, tra a, eh, su determinati capitoli di spesa meno degli attuali. Cioè su, determinati toglierla, toglierla, toglierla. su determinati capitoli di spesa, Vai. purché le regioni dimostrassero di eh, mantenere la parità di bilancio, ad avere tu, assolutamente l'autonomia di spesa che hanno. Ma sono d'accordo tenere parte 54 quindi, miliardi di euro? No, quindi Maroni, evidentemente, ripeto. Altro, ho visto l'articolo eh, che deciderà, deciderà con Zaia, no, sta valutando con Zaia quando fare questo referendum. A parer mio, questo, questo referendum non si farà Ma nel corso sì dell'autunno no? e slitterà. Ah, prima di tutto, devo vedere qual è il quesito del referendum, perché in base agli annunci no, è appunto, eh, urlati da parte di, di Maroni, eh, finora ripeto, nel senso il referendum continua La domanda ad però è d'accordo. e mandato, politicamente prima cosa e tra, tra l'altro l'altro argomento che ho sottolineato c'è cioè quello del dimezzamento dei ticket che secondo me è una cosa che riguarda molto eh, più da vicino le tasche dei cittadini, bocciato dallo Stato, dal tuo governo. Il dimezzamento dei ticket Maroni non l'ha fatto. Naturalmente lui si lamenta sempre bocciato che la colpa è del governo. governo di Roma perché la, il solito scarica barile, no? eh, nel senso la per cui barile. la Regione Lombardia non ha mai responsabilità e le responsabilità sono no, tutte in fatto, capo al governo. Ma certo ce dovremmo fare la rivoluzione, cioè il, governo, il tuo governo l'ha bocciato. Eh, cosa dobbiamo Va bene. Fare. Però allora la domanda qua... è: no, Sei, allora, allora, no, sei d'accordo tra... a richiedere che parte di, di quei 54 miliardi rimangano ai cittadini contribuenti della Lombardia che li pagano? O non sei d'accordo? Io sono, sono d'accordo su una cosa che è fondamentale: sì. che i cittadini lombardi abbiano i servizi che meritano, che sono non i servizi che sono i servizi dovuti ai Ma cittadini. Ma i servizi deve pagare qualcuno, se no prendiamo, prendiamo in può giro scappare, la gente. I servizi scappare, devono scappare. essere oh. erogati dagli enti competenti, eh, se le siano a livello via, comunale, a livello ci... provinciale, a livello se regionale, a livello portano nazionale. Via, cioè lo... Anche un bambino delle elementari capisce che se ci portano via 54 miliardi di euro, probabilmente facciamo fatica ad avere dei servizi di una certa qualità. La tua la domanda a te è molto semplice: Se è, questi servizi poi non sono erogati dalla regione, ma sono erogati dallo Stato, allora è giusto che anche le risorse vadano allo Stato. Sei d'accordo a chiedere, perché è questo il quesito: chiedere. Questo autorizzato lo devo ancora leggere, quindi lo leggerò. E vabbè, e poi guarda, l'hanno approvato forse un anno e mezzo fa. Non eh, l'hai perché tu? in questo anno e mezzo non l'ha mai no, fatto. Ma il quesito Maroni, è stato approvato. E il quesito è chiaro: dice, vuoi che Regione Lombardia chieda allo Stato di Roma di trattenere. Ah, vuoi che più chieda? Certo, questo è il quesito, perché purtroppo... Ah, ma non quindi è parte, anche se voto sì, non ma è o Ma a parte la questione, cioè, questione cioè, diale <ride> dialettica, era, era capire se è più importante che la Lombardia abbia risorse è in più... Se vogliamo che siano erogati se... i servizi per i cittadini. Oh, Poi se questi servizi per i cittadini vengono erogati Vediamo dallo la stato, di dalle regioni, punto. dai comuni, dalle province, l'importante è che mm. siano erogati i cittadini. La questione è la chiara Le risorse, è logico, le tasse che noi paghiamo devono finire a qualcuno. Ci sono tasse che rimangono sul livello locale, ci sono tasse che vanno sul livello nazionale. Pomare questa sorta no. di Comunque cosa, della Adesso adesso poi tor ecco, torno. Okay. Dico una cosa rispetto Volevo a quello che ha detto discorso. Monti, che per colpa dello Stato le aziende lombarde chiudono. Peccato che c'è un'azienda, la Kflex di Roncello sì. che eh, è un'azienda brianzola, non è una multinazionale. Sì, diciamo è una multinazionale, via. diciamo, nata in Brianza con padroni di quei che ha fatto dei grandi utili. I padroni ce li hanno i cani, dai. No, via. padroni di mercati che ha fatto dei grandi utili, che ha costruito anche altre aziende all'estero e con questi grandi utili eh, lascia a casa 187 lavoratori e ti sei questa è un'azienda bianzola no, questo ha preso soldi dallo Stato no, ha preso soldi non, non è così però, no, no, aspetta, questo ha preso soldi dallo Stato no raccontalo perché ha preso soldi eh. dallo Stato e eh. se ne va e quindi delocalizza, è delocalizza quindi è un'azienda nata nel territorio della Lombardia e non deve chiudere perché no, se semplicemente ne va. Per, aumentare <ride> per, per, per aumentare i profitti Per aumentare il profitto Perché ha una grande liquidità certo. quindi perché voi potreste sta in certo. momento di fallimento o in No scusa fammi venire no, no, Potreste con controllarla no. Quindi ci sono Quando aziende Non te la spiego perché non è così no, va bene. Ci certo. sono aziende che fanno grandi utili mm. E che quindi non sono costrette a chiudere per le tasse o per lo Stato, no, fanno certo. grandi utili e quindi per un minor costo del lavoro se ne vanno in Polonia e fanno così. E quindi noi stiamo dando appoggio e solidarietà, domani c'è un incontro al, Mini, al Ministero dello Sviluppo Economico sulla Kflex Un'altra azienda, perché, Troppo, Maria, scusi, posso aggiungere solo una cosa, eh, la solo... che ha... Quattro licenziamenti. Sulla questione del lavoro però ci, ci, ci torneremo. In realtà, io volevo chiedere un po' sulla questione della Lombardia. No, ma del... volevo dire sulla questione della Lombardia, che non è come la spiega Monti. Perché? Eh, che, eh, come dire, se ci fossero più soldi alla regione, le nostre aziende andrebbero meglio. No. Perché ci sono la crisi in tanti casi è provocata dall'avidità dei padroni, cioè, padroni non dall'attacco dello Stato. È colpa dei padroni. Cioè, siamo certo. nel 1901, no? So, guarda, informati, dai, bene, padroni, informati bene. A me non piace la parola padroni eh, perché ci, padroni, sono, ci sono i sono. cani che hanno i padroni, ci sono. ci sono i proprietari, gli imprenditori e in brianza devo dire che ci sono fior fior di imprenditori che fortunatamente hanno dato lavoro e creato ricchezza come giudichi territorio. la famiglia Spinelli che fa questa Se, operazione quando, quando avrò allora, tempo te, te però te esatto, per la questione del lavoro ci, ci rientremo eh. a questo punto torniamo invece ad Alberti voglio capire da lei com'è andata oggi la, la, la giornata su cosa si sta occupando nello specifico sì, in queste, posso in queste solo ore posso aggiungere sì, due certo. cose rispetto a quanto detto eh, ci sono imprenditori assolutamente in gamba capaci che fanno scelte giuste. Ci sono anche imprenditori che talvolta possono compiere delle scelte sbagliate, magari dettate puramente da interessi economici. Ha perso 4 il, milioni di euro. I, rappre sai. I rappresentanti, nel senso anche locali del Partito Democratico. Non solo, non solo a, livello, a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale hanno in queste settimane dimostrato la propria solidarietà nei confronti appunto dei lavoratori che rischiano seriamente di perdere il lavoro proprio semplicemente perché l'azienda ha deciso di, de di delocalizzare dove il costo della manodopera è inferiore. Ma non eh, è così, però va bene, cioè, raccontiamolo: sta, la K-Flex sta aprendo una, un sito produttivo in America che non mi sembra sia il terzo mondo, giusto? No. Negli Stati Uniti no. d'America è il terzo mondo? No. Quindi probabilmente il problema è un altro, però raccontiamole ai lavoratori che sono lì che il problema è il padrone cattivo. Questa è una questione importante in Regione Lombardia in questo periodo. riguarda la, la vita versione. delle persone, Dillo il lavoro versione. e certo. la possibilità certo. di mantenersi al fine. Certo. Che è una cosa, se permetti, più importante rispetto al referendum sull'autonomia di Maroni. Eh, bravo. bravo. Certo. Certamente. Sono la conseguenza però. Comunque <ride> io, nel senso, la mattina naturalmente. In questi giorni ci stiamo dedicando all'attività amministrativa come sempre ad Esio, che prosegue alacremente, no? In, nel cuore della Brianza. E, ieri sera invece ho avuto l'opportunità, e, lo e lo volevo qui dire, di eh, fare un bellissimo evento con tanti amministratori locali della provincia di Pavia, in particolare della Lomellina, uh -huh. e ho conosciuto questa realtà che devo dire conoscevo poco, forse perché anche distante sia in termini di distanze geografiche ma anche eh, in termini di ehm, come dire, dinamiche eh, eh, sociali e eh, produttive anche del, del territorio, visto che la Brianza e la, e la Lomellina sono naturalmente due, due territori molto diversi della nostra regione Lombardia, e quindi mi ha fatto anche molto piacere approfondire temi dalla sanità, all'ambiente, eh, le, le reti infrastrutturali. Davvero, nel senso, con tanti, con tanti amministratori, soprattutto giovani del Partito Democratico e non solo, perché erano presenti anche esponenti di altri, di altri partiti, eh, mi ha fatto davvero piacere. E eh, il confronto, secondo me, porta sempre a un arricchimento da, reciproco da entrambe le parti. Un po' come, qua, com come succede qua? Anche. Assolutamente, assolutamente. Magari, nel senso, ieri sera l'abbiamo fatto in Toni un attimino meno meno critici e meno urlati: nel senso che, naturalmente. Ah, ma è, è anche è... più facile quando siete tutti più o meno d'accordo alla drumentato. fine della fiera, dici. Un Dai. po' di no, no, no. Ehm, e quindi, nel senso, vabbè, appunto, nel senso, porto, porto avanti come, come tanti altri insieme a me l'attività amministrativa ad Esio, vediamo di, di darci da fare su, su una serie di temi, prima di tutto eh, nell'interesse dei cittadini, poi oltre. Ripeto, all'incarico a livello amministrativo in queste settimane facendo parte del Partito Democratico ho anche questa, questa cosa che si chiama congresso. Il Partito Democratico a parer appare esattamente l'unico vero cosa si... partito rimasto in Italia perché fa ancora i congressi con mozioni separate distinte, no, si discute. Ci sono anche partiti sì. più piccoli a sinistra che fanno veramente i congressi. L'unico allora, diciamo, grande partito eh. diciamo l'unico grande partito in Magari di, di, di numeri, poi nel senso ci saranno sicuramente altri partiti più a sinistra che fanno, che fanno congressi altrettanto rispettabili e con una democraticità e, un, e una capacità di dialogo interno forte come quella del Partito Democratico. In questo momento ci sono tre mozioni che si stanno, che si stanno andando a contendere, appunto, la leadership del partito, quindi eh, è bello anche talvolta. Guardare all'interno della propria comunità democratica e eh, come dire, riflettere su quelli che sono i temi a noi cari, i temi cari naturalmente al mondo di, di centrosinistra progressista e eh, ragionare diciamo, anche sul futuro del nostro paese. Eh, solo una piccola nota riguardo al primissimo intervento. Eh, il governo si sta dedicando ad altro, si dovrebbe dedicare alla legge elettorale, ho sentito. Secondo me, piccola, piccolo inciso, la legge elettorale si dovrebbe dedicare il Parlamento, cioè dovrebbe essere il Parlamento a legiferare sulla legge elettorale. Il governo sta andando avanti, magari Dino con. Renzi, allora. Perché sai che Renzi ha fatto anche una riforma costituzionale di iniziativa governativa. Però registro che è giustamente hai cambiato idea. Quella però, riforma costituzionale. Renzi, che tu è sei andato a sostenere. i cittadini ormai sono passati. No, non è stata appoggiata dai cittadini. No, Re... È stata bocciata dai cittadini. Ah, bocciata, scusami. Renzi, che tu hai sostenuto. E tra l'altro È una qualche... riforma costituzionale qualche... e non una legge elettorale. Ma anche la legge elettorale, guarda non che avete testo, trovate. non era nel la... quesito della riforma. No, costituzionale, no, ho no, detto la legge elettorale è stata iniziativa del governo, quindi però giusto, giustamente hai, hai annotato ho sottolineato questa cosa io sto a quello che è stato detto quando Gentiloni è stato incaricato dal Presidente della Repubblica che l'unica cosa che doveva fare era la legge elettorale Gentiloni secondo andare, me sta portando andare, avanti in maniera, in, maniera, in maniera discretamente Gentiloni buona Gentiloni l'ha scaricata sul Parlamento ha detto che è compito del Parlamento solo che il Parlamento scaricato non si il muove il termine esatto eh, eh, me, è non si muove. il Parlamento è fatto di tante compagini partitiche c'è cioè il Partito Democratico c'è cioè la Lega Nord ci sono altri, sì, sì, sì. altre Compone anche la maggioranza, però, sai come se hai i 20 parlamentari è difficile far approvare una Stai legge suggerendo elettorale. suggerendo che la legge elettorale debba essere approvata a maggioranza da parte di quello che è il, la maggioranza che sostiene il governo. Ma se volete delegare il gruppo della Lega a votare da solo la legge elettorale, ma non credo che. Stia nelle regole parlamentari, no? eh, banalità. Però, su questo punto, volevo entrare un po' a gamba tesa, anticipando anche qualche argomento. Dalla regia dovremmo avere una foto particolare del Parlamento. E in questo momento, volevo fare un, commento, far fare un commento a Pomari, che è un po' quello al di fuori diciamo, della rappresentanza politica in senso stretto. E, eh, questa, questa foto ritrae il Parlamento, praticamente completamente vuoto, eh, in riferimento al, alla legge sul Biotestamento. Ecco, questa è la foto del Parlamento, di qualche, di qualche giorno fa e dopo aver parlato per settimane, giorni, in discussioni e tutto questa è la risultante eh, del lavoro parlamentare. Volevo avere da lei un commento e capire perché loro stanno parlando adesso appunto di legge elettorale, se ne è parlato tanto e poi ce la siamo dimenticata, insomma, era capire un attimo quanto poi le discussioni che avvengono tra eh, i vari partiti producano qualcosa di concreto. Questa doveva essere la produzione concreta eh, delle ultime discussioni. Ma è gravissima questa immagine, io dico, la metto un po' così, spero che lavorino come dicono nelle commissioni, ma è gravissima questa, questa immagine che si dà anche eh, nei confronti del Paese, soprattutto poi su un argomento come quello di ieri, quello del Bio Testamento. Eh, che è molto molto importante. Poi, dopo il fatto drammatico della decisione del DJ Fabo, anche se quello è un altro argomento, non è proprio direttamente connesso col Biotestamento, però come una legge appunto sul Bio Testamento, che è una legge importantissima e che io. Personalmente ritengo essenziale, perché ognuno ha diritto di disporre della, della propria vita quando non c'è più alcuna speranza, ehm, almeno disporre le volontà future e non essere attaccato ad una macchina questa è la mia opinione eh, di poter staccare con la macchina eh, una legge così una legge eh, come dire, molto molto importante se quella è la risposta veramente è, è desolante questo mi auguro che stiano lavorando nelle commissioni ecco. la metto così cioè diciamo che se non diciamo, davanti ecco, al, esatto, agli occhi diciamo trasparenza che, che sotto così. sotto qualcosa Certamente stiamo muovendo l'esempio di ieri è completamente da, da bocciare a questo punto voglio avere un commento da entrare su questa dinamica sia dal punto di vista del biotestamento e quindi della pratica di fine vita eh, che anche dell'immagine che, che abbiamo visto e della risultante che ha probabilmente su tutta la popolazione italiana. Ma sui contenuti diciamo della, della legge del biotestamento. Io ho eh, da qualche anno meno certezze di prima, nel senso che confesso che ero molto vicino alle posizioni eh, prima espresse da, da Pomario, ovvero che eh, doveva esserci la possibilità appunto di decidere di staccare le macchine quando si era in condizioni eh, appunto di vita precaria e garantita solo da alcuni macchinari. Poi ho avuto un'esperienza familiare che mi ha portato vicino a una persona che è rimasta per seppur per breve tempo attaccata alle macchine e ho intuito come cambiano un po' i piani e le speranze quando si ha una persona anche solo in vita perché è attaccato un macchinario. Allora mi interrogo sul dire quella persona che ha scritto un testamento, in questo caso un biotestamento, in cui dice staccatemi le macchine quando io sarò così, eh, probabilmente non abbiamo, anzi sicuramente non abbiamo la possibilità di interrogarla nel momento in cui siamo chiamati a staccare la macchina. C'è la possibilità che quella persona, se potesse decidere, magari cambierebbe idea, perché di fronte poi al dover cessare una vita, anche se le speranze sono... O rasentano eh, lo zero non è poi così facile. Quindi mh, è un argomento da trattare veramente con delicatezza e complicato in cui è difficile avere delle certezze. Sulla questione dell'aula dell vuota. Scusa, le scelte sì. si fanno quando uno è, una è, è a mente lucida, si è deciso così a mente lucida e eh, le cure non sono cambiate. Te, te, la, ecco, te la formulo questo. meglio, eh. nel momento in cui anche il familiare sarà delegato a porre fine a una vita, nel momento in cui si è al bar a discuterne tra due familiari in vita, è facile dirlo. Quando tu avrai la persona cara certo, che ha attaccato a una macchina, e per te è ancora vita, e eh? ogni giorno che vai a trovarlo in una sala di rianimazione hai la speranza, anche se è quasi inesistente, che possa ancora eh, salvarsi. Anche per la persona che è stata delegata a compiere eh, la, la, la decisione fatale, è, è difficile. C'è eh? la possibilità che questa persona dica: Beh, però, magari mio fratello, mio papà, mia moglie, mio marito, se fosse qui cambierebbe idea. Quindi io dico. Non è così facile, non diamo per scontato no. che dire ok, cessiamo totalmente quella che è ancora vita, seppur una vita eh, precaria e ridotta ai minimi termini, è comunque il cessare una vita. Non è facile, ripeto. Io ho meno certezze di prima, solo ho registrato questo, e invito tutti ad avere meno certezze perché è un argomento veramente difficile e complicato. Sul, stavo dicendo invece sull'aula vuota. Eh, sarebbe facile dire, ah, Lazzaroni non lavorano bene, sicuramente ce ne sono tanti che lavorano poco e male tra i parlamentari a dispetto di quello che percepiscono e questa è una sacrosanta verità. Dopodiché ci sono dei meccanismi parlamentari d'aula, ora non so, mh, purtroppo non sono informato su cosa si stesse discutendo nel momento in cui è stata scattata quella foto. C'era una presentazione di, di lunedì. Ci del... sono dei momenti d'aula in cui non ci sono le votazioni, in cui ci sono una serie di discussioni, in cui la presenza in aula non è determinante, magari il parlamentare svolge un'attività eh, altrove, che può essere nelle commissioni, ma io dico potrebbe essere anche incontrando eh, gli stakeholder, quindi dei rappresentanti magari di alcune categorie, che sono interessate a quella stessa legge o ad altri testi di legge. Questa è comunque un'attività del parlamentare perché se dovrà decidere come legiferare deve anche ascoltare gli elettori che l'hanno votato per essere lì perché altrimenti comincerebbe a decidere di costruire le leggi di sua iniziativa e non ascoltando i desiderati di invece chi l'ha delegato perché comunque il parlamentare è delegato dai cittadini a decidere per conto dei cittadini. Su questo credo che la presidenza Boldrini, che si è piegata un po' al populismo che dice ah, i parlamentari devono lavorare dal lunedì al venerdì, vero, giusto e sacrosanto: i parlamentari devono lavorare, io dico anche magari dal lunedì alla domenica o fino alla domenica mattina, visto quello che percepiscono e l'importanza del lavoro che svolgono. Ma è sbagliato credere che il lavoro del parlamentare, ripeto, si esaurisca dentro le porte di quell'Aula perché molte volte dentro l'Aula sono seduti ad ascoltare. Ora, l'ascolto è una grande attività, magari delle altre parlamentari che espongono emendamenti, testi legge e quant'altro. Ma ripeto, l'attività parlamentare dovrebbe essere anche più complessa, sempre riguardo al tema generale che è la costruzione delle leggi. Ma non si riduce a stare seduto a schiacciare dei bottoni o addirittura solo ad ascoltare un'aula. E quindi la Boldrini che ha allargato. L'orario di attività del Parlamento probabilmente ha addirittura accentuato questo fenomeno dell'aula deserta perché poi quelle altre attività che il parlamentare ha chiamato fare, a fare le dovrà svolgere eh, gioco forza nel momento in cui l'aula è aperta perché si sono allungati i giorni. Allora io credo che dovremmo accantonare magari un po' le facili critiche eh, sui parlamentari che non lavorano, eccetera, le, 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 le foto delle aule vuote, eccetera, concentrarsi su quella che è l'attività del parlamentare, magari anche ridurre quella che è l'attività d'aula, ripeto, perché altrimenti stiamo lì a pagare gente 10.000 10 euro al mese per ascoltare ore e ore gente. Facciamo attività d'aula più ristretta ma più produttiva e lasciamo liberi, i parlamentari di lavorare anche fuori dall'aula, che è forse il lavoro più importante. I lazzaroni, quelli che non lavorano, invito gli elettori a non votarli più quando ci sarà una legge elettorale che li permetterà di scegliere. Così almeno la selezione la facciamo all'ingresso. La, facciamo, la facciamo prima come se fosse una lista, eh. una lista per entrare nei locali. Alberti, è eh, d'accordo con il pensiero di, di Monti sia dal punto di vista eh, di merito del Biotestamento che eh, del, per quanto riguarda i lavori dell'aula? Ma devo dire che grosso modo concordo, soprattutto parto da... Sei preoccupato. Ecco. E questa, questa è, una notizia, questa, questa è concordo, ufficialmente no, una notizia. Soprattutto sul ragionamento riguardo alla presenza in aula. Allora, il parlamentare è logico che in quanto delegato a rappresentare i cittadini debba svolgere il proprio lavoro, se così si può definire, all'interno del Parlamento e debba essere presente quando c'è l'obbligatorietà, nel senso l'obbligo di presenza in aula. Non solo, io aggiungo a questo, visto che tanto eh, si, si è parlato negli ultimi mesi no, di ridurre, di tagliare negli ultimi mesi, ormai sono anni che si va avanti con, con questo refrain, di tagliare i costi della politica a partire dalle indennità, quindi dai, dagli stipendi percepiti dagli stessi parlamentari. A parer mio è un'ottima proposta quella che va ad ancorare lo stipendio, l'indennità appunto del parlamentare alla sua presenza in aula, perché se c'è un parlamentare che quando deve essere presente non è mai presente in aula, capisci che evidentemente non sta svolgendo il proprio, il proprio compito, il proprio lavoro a Roma come dovrebbe. Detto questo, appunto, il parlamentare ha, eh, deve svolgere tutta una serie di funzioni. Che sono non solo legate alla sua presenza in aula, ma che sono legate sicuramente alla presenza nelle commissioni parlamentari, non fosse altro per analizzare le proposte, no, i disegni di legge che vengono portati all'attenzione delle commissioni e quindi poi della, della sessione plenaria del Parlamento. E soprattutto aggiungo un'altra cosa, che a parer mio è fondamentale, mantenere il rapporto con i cittadini sui territori. Quindi un parlamentare che. Viene eletto a Roma, va, sta là, anche è sempre presente quando si fanno le riunioni in Parlamento, eh, le sedute in Parlamento, è sempre presente quando si fanno le riunioni di commissione, ma poi non rende conto, tra virgolette, della sua attività a Roma, nelle istituzioni nazionali, ai cittadini che l'hanno eletto sul territorio, a parer mio, non sta svolgendo il proprio lavoro altrettanto bene come lo stanno svolgendo eh, altre persone che invece si, si, si fanno vedere e eh, si fanno sentire presenti settimana dopo settimana sul, sul, proprio, sul proprio collegio elettorale. Quindi questo per quanto riguarda la questione, diciamo, attività presenza, parlamentare. attività parlamentare. Per quanto riguarda il merito, guardi, io sono stato una delle persone, insieme a tante altre, che eh, lo scorso anno, o meglio, nel corso diciamo degli ultimi mesi del 2015, fino all'inizio 2016, ha contribuito alla raccolta firme per eh, la presentazione ehm, di, un, eh, di un disegno di legge sul testamento biologico, meglio era il registro sul testamento biologico in regione Lombardia. Sono assolutamente favorevole all'istituzione eh, di un registro per il testamento biologico e a parlare appunto di una legge sul fine vita anche a livello di, di legislazione nazionale dico tra l'altro che la proposta che è stata fatta tra l'altro che porta come, come prima firmataria una, un esponente del Partito Democratico sostanzialmente è imperniata su due punti che sono quello del consenso informato e quello delle DAT no? le dichiarazioni anticipate di trattamento esatto. e a parer mio nel senso sono, è, è una legge questa che va nella direzione giusta è vero che la sensibilità eh, poi, eh, come dire, personale varia anche in base al fatto che uno si possa ritrovare un proprio caro in quella condizione e quindi è evidente che insomma questo funziona in generale penso nella vita quando uno si trova coinvolto in una situazione eh, la, la valuta e la vede con occhi completamente diversi rispetto al non ritrovarcisi dentro eh, però è anche vero che eh, secondo me avere una legge sul testamento biologico e sul fine vita in Italia è una questione di diritti civili e di, eh, di, di giustizia sociale anche per il nostro Paese, nel senso che ormai in quasi tutte le democrazie occidentali c'è una legge sul fine vita, devo dire tra l'altro in varie realtà eh, anche come dire, ben più progredita se così si Suge può definire o forse non ben è più una legge sul sì, infatti, è infatti solo... sto, dicendo, eh, eh. sto dicendo ci sono addirittura eh, stati no, dove è permesso il suicidio assistito dove è permessa l'eutanasia quindi stiamo parlando in realtà di un qualcosa di un provvedimento legislativo che è ben al di sotto cioè è ben più cauto e moderato sulla, sulla questione certo. quindi a parer mio nel senso il, 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 il disegno di legge deve, deve andare avanti e deve trovare, deve trovare compimento e approvazione okay. a questo punto cambiamo un po' argomento e voglio sentire subito eh, Pomari perché eh, andiamo un po' a parlare dei voucher e sì. delle modifiche eh, che in qualche modo eh, devono eh, e siete un po' costretti a, a, ad apportare. In questo caso il titolo eh, che leggiamo di Repubblica è voucher, ecco il testo unico, tetto a 3.000 euro per aziende e famiglie, il limite per il percettore, ovvero sia chi eh, riceve il, il voucher è complessivamente di 5.000 euro, ma le attività lavorative possono essere, possono essere svolte a favore di ciascun singolo comune. Per compensi non superiori a 2000 euro annui, cioè si sta un po' modificando questa, eh, questa norma. Eh, Pomari è contento di, di, di questo? Potrebbe essere fatto qualcosa di meglio? Assolutamente no. Allora io di eh, come, eh, la CGL ha sempre avuto una posizione molto chiara. Eh, su questo erano tre i referendum, poi eh, la Corte eh, Costituzionale ne ha approvati due: quello sui voucher e quello eh, sulla eh, responsabilità. Eh, solidale delle de, de, sì, la, lo so, la responsabilità solidale degli appalti delle imprese allora in modo molto chiaro il, eh, la risposta è questa il governo sta tentando di eh, modificare la legislazione attuale sui voucher ma eh, sostanzialmente non sta cambiando nulla nel senso che eh, come dire vengono dati dei tetti vengono, possono essere utilizzati solo dalle, come dire, dalle persone e dalle imprese familiari ma i voucher come dire, nella sua logica rimarrebbero la CGL in modo molto chiaro ha sempre detto che l'unica modifica che può accettare per i voucher è quella che i voucher siano ridotti alla sua natura eh, normale, cioè quella della retribuzione di piccoli lavoretti occasionali. Altre proposte possono anche discuterle, anche votarle, ma la CGL non le accetterà. Attenzione c'è un passaggio fondamentale: il governo può approvare questa legge e dire abbiamo modificato i voucher per non andare al referendum, ma non è finita nel senso che l'iter eh, in questo caso prevede che sia la Corte di Cassazione a stabilire se eh, come dire, la modifica va nel senso del referendum proposto eh, da chi eh, ha raccolto le firme, in questo caso la CGL. E se la CGL dice di no, Molto probabilmente la Corte di Cassazione boccerà questa riforma e si andrà al referendum. Ora, ne lo dico responsabile al responsabile del Partito Democratico, è ora di finirla con le furbizie che eh, si fanno delle leggine, che come dire, per non fare i referendum o i referendum approvati si fanno eh, come dire, molto in là nel tempo. O magari si fanno non agganciandoli alle elezioni che porterebbero ad un risparmio perché così non si vuole far raggiungere il quorum. Questi trucchi non regono più, quindi o fate una riforma che veramente quasi elimina i voucher e li riduce a, a retribuzioni di lavori occasionali oppure perdete del tempo perché questa... Proposta, la potrete pure approvare, ma poi la Cassazione ve la boccia e si va al referendum. Ecco, e io mi auguro che a questo punto, vista la presa in giro loro, eh, come dire del governo, del Parlamento, si vada al referendum e eh, al referendum poi su questo referendum e anche su quello della responsabilità. Eh, solidale delle imprese negli appalti perché oggi un lavoratore di una impresa di un subappalto di un subappalto che magari fallisce e la colpa non è eh, per avere i soldi delle retribuzioni anzi deve aspettare degli anni perché c'è uno scaricabarile di impresa ad impresa e in questo caso può andare direttamente all'impresa che ha dato origine all'appalto e chiedere direttamente i soldi. Quindi o i diritti che gli sono spettanti. Allora, questi due referendum sono importantissimi. Non scherziamo sui diritti dei lavoratori, eh, facciamo le cose seriamente. Se non volete riformare, lo dite. E si va al referendum, non prendete in giro la gente perché tanto poi non ci casca e quindi andremo al referendum lo stesso. Il referendum che tra l'altro come avete, avete visto è, è stato fissato come data il 28, il 28, di, 28 maggio, di maggio, è stata scelta appunto la, la data per la consultazione promossa dalla CGL e, Alberti, chiamato in causa, tocca, tocca rispondere. Allora, io parto proprio da quello che è il quesito, quindi, allora, come dire, è stata ricostruita un attimino la cronistoria: c'erano stati presentati eh, tre quesiti eh, per il referendum, eh, in particolare quello che andava a eh, sostanzialmente abrogare. Le eh, modifiche che erano state apportate all'articolo 18 è stato ritenuto eh, non, eh, non legittimo e quindi non, eh, non si svolgerà il referendum su quel particolare quesito. Gli altri due quesiti sono rimasti eh, appunto eh, sono, sono stati considerati eh, legittimi e quindi si andrà, si andrà a consultazione referendaria il 28 di maggio. Io devo dire che su, per quanto riguarda quindi parlo a titolo puramente personale. In questa sede. Forse mi troverà anche abbastanza conciliante o innovativo, eh, il, lo vedremo perché ecco, poi su questi ecco, temi pomari, giustamente, si scalda. Eh, per quanto riguarda il quesito sulla responsabilità solidale per gli appalti, devo dire che mi sto ancora informando bene, nel senso sto andando a recepire e a, e a, come dire, a cercare un bel po' di, di informazioni a riguardo per capire esattamente quale sia il contenuto, quali siano gli aspetti sui quali si vuole andare ad agire. Per quanto riguarda il voucher... Io sono molto d'accordo sul fatto che il voucher in questo momento abbia evidentemente, questo penso sia sotto gli occhi di tutti, perso quelle che erano la sua funzione e la sua natura originaria. Cioè il voucher era stato pensato come uno strumento per lavori di tipo, è stato sottolineato, puramente occasionale. Ora che si sia passati, quando erano stati introdotti i voucher nella legislazione nazionale, penso fosse il 2008-2009, da... Ehm, forse un milione neanche di voucher emessi all'anno, ha una cifra... Per no, Erano 300.000. Ecco, vedi, neanche, neanche un milione di voucher emessi all'anno. Ha una cifra che io ho, ho avuto modo di, di leggere, oltre 120 milioni di esatto. voucher emessi nell'ultimo anno, a per mio è evidente che eh, si sia... Oltremodo abusato di questo strumento e che, ripeto, lo strumento del voucher abbia perso assolutamente quello che erano il, lo scopo, la funzione, la natura per il, quali erano stati, per il quale era stato pensato. Quindi, quindi, se il legislatore andrà ad agire andando a modificare, e io questo sono molto d'accordo, quella che è la dicitura. Per lavoro occasionale, cioè andando a reintrodurla sostanzialmente dicendo che il voucher deve essere utilizzato per lavori che siano di natura occasionale, allora logicamente ha senso che il quesito referendario, come dire, decada e che quindi non si vada a fare referendum su quel quesito specifico. Poi rimane appunto l'altro sulla, sulla responsabilità solidale per gli appalti. Altrimenti, eh, come dire, è anche come dire. Fisiologico che poi, nel senso, appunto saranno fatte la, la corte farà, farà il, le proprie valutazioni. Che si vada comunque al referendum. E devo dire che in quel caso io nel senso sarei tendenzialmente anche per andare a votare, probabilmente andare a votare sì. Perché nel senso, vedere un mm, uno strumento è, una, ripeto, è un po' una missione quello... di aver fatto qualcosa anche di non propriamente eh, diciamo corretto. Cioè, avete fatto, è stata fatta una scelta che però ha avuto una risultante diversa da quella che doveva essere all'inizio, allora, diciamo è un po che ve... lo strumento del voucher ha perso. La sua appunto natura eh, eh, primordiale con il quale era stato pensato nel corso di diversi interventi che si sono fatti in questi anni, nel senso che è intervenuto il governo Monti, è intervenuto il governo Letta e adesso è intervenuto il governo Renzi con Poletti, Poletti stesso, no, il ministro del lavoro, che ha detto che il voucher così com'è non va bene, nel senso che bisogna, che bisogna evidentemente andare a modificare quella che è la legislazione che, che lo riguarda. Quindi ripeto, se sarà accolto, in quel caso questa è una posizione mia personale, se sarà accolta la dicitura per lavori di natura meramente occasionale, allora a parer mio sarà il favorevole. quesito deve decadere no. e quindi non si va a referendum su quel quesito nello specifico, altrimenti è giusto andare a referendum e poi nel senso decideranno i cittadini A questo punto un flash prima di sentire Monti sull'argomento, un flash da pomare, che poi eh, dobbiamo lasciare, lasciare andare eh, è soddisfatto di questa risposta di Alberti? Eh, sì, eh, sono soddisfatto eh, spero che come, eh, questo diciamo, mi incoraggia anche un po', nel senso che eh, poi eh, il voto dei cittadini è sempre molto diverso da quello che sono gli schemi parlamentari. Quindi, eh, al Partito Democratico. Se volete veramente fare una riforma dei voucher andate nel senso del referendum, altrimenti non perdete tempo, non, perde, non fate perdere tempo al Parlamento perché poi quella riforma sarà bocciata e si andrà a, a votare. Quindi eh, io credo che arriveremo comunque al voto il 28 maggio, auspico in quel senso e auspico poi il raggiungimento del quorum e la vittoria di sì ad ambedue i referendum. Perfetto, allora intanto prima di continuare la discussione ringrazio Renato Pomare e Fiammicigella per essere stato con noi. Va bene, grazie a voi e arrivederci ai telespettatori. Perfetto, grazie mille. Allora a questo punto eh, la ringrazio, si può alzare assolutamente e continuiamo un po' con il divano un pochettino più ristretto, vi potete allargare così almeno... Sì. <ride> esatto, siamo più un, po più un po' più agio. Sì. E le distanze. Esatto, così poi <ride> potete anche darvele di, di santa... di, darvele di santa ragione. e Monte a questo punto un po' il, il suo pensiero riguardo ai voucher io, e alle modalità in cui sono sì, stati... Allora, io credo che cancellare totalmente il voucher sarebbe un errore, un errore grave, anche perché molti eh, non ricordano o fanno finta di non ricordare che lo strumento e-voucher, qui esce sempre la mia formazione diciamo un po' da, da amministratore locale, è molto utilizzato nei comuni, ma è utilizzato come strumento di aiuto temporaneo eh, rispetto a quelle persone che si trovano eh, in una situazione precaria perché hanno perso il posto di lavoro, continuano ad avere il mutuo e le, le bollette o l'affitto da pagare. I comuni non è che hanno molti strumenti eh, di intervento, soprattutto secondo me non è mai bello regalare dei soldi a pioggia. Il voucher in questo caso, dal punto di vista se vogliamo anche sociale, nelle realtà degli enti locali, assume eh, il, la dimensione di uno strumento dal mio punto di vista positivo, perché dà la possibilità al comune di dare un aiuto concreto, cioè con, eh, sotto forma di soldi e di contributo di denaro, al eh, cittadino in difficoltà, ma lo fa a fronte di un lavoro che questo cittadino presta alla collettività. Quindi, eh, molti si sono scandalizzati perché, eh, anche qui secondo me la notizia è, data, è stata data in maniera errata e pretestuosa, perché ai vertici dell'elenco del, de, delle aziende, in questo caso degli enti che usufruivano dei voucher, c'erano alcuni grandi comuni. Io invece in questo caso la trovo una cosa positiva, perché è uno strumento virtuoso di aiuto di alcune persone che sono temporaneamente in difficoltà, ripeto. Questo dal punto di vista dei comuni credo che sarebbe davvero una sciagura eh, se eh, con il referendum venisse cancellato dall'oggi al domani totalmente lo strumento dei voucher. Si troverebbero in difficoltà non solo i sindaci eh, ma soprattutto quei tanti cittadini che i sindaci hanno aiutato in questi anni proprio attraverso il voucher. Lo strumento del voucher che permetteva a eh, molti, molte persone senza lavoro di poter prestare un'attività lavorativa, ripeto, in comune. Chiaro che deve essere il voucher riportato e qui eh, invece vado avanti rispetto agli errori e alle storture che sono eh, nate e si sono sviluppate dal governo Monti in avanti come giustamente eh, si faceva notare. E, mh, sottolineo per, per onestà intellettuale che tra l'altro non è questo snaturamento del voucher tanto da imputare al governo Renzi, piuttosto al governo Monti e al governo Letta che lì è stato il momento in cui si è allargata. La, la maglia con cui venivano, veniva erogato lo strumento del voucher e a quel punto sono entrate dentro un sacco di industrie e di imprese che chiaramente hanno colto l'occasione del voucher come una via verso la riduzione del costo del lavoro e magari anche eh, la flessibilità del lavoro. E allora mi verrebbe da ricordare tutte le battaglie inutili e ideologiche che sono state fatte. Diversi anni fa sull'articolo 18 lo ricordiamo perché ogni tanto dovremmo anche ricordare gli errori in cui abbiamo inchiodato l'Italia per, per diversi anni e l'opinione pubblica italiana per diversi anni impantanandola. Ricordiamo i governi Berlusconi quando decisero di intervenire sull'articolo 18, che magari non era nemmeno eh, oggettivamente. Un, un intervento così efficace dal punto di vista eh, puntuale del, 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 delle conseguenze che l'abolizione dell dell'articolo 18 avrebbe avuto sul mondo del lavoro, perché sappiamo che l'articolo 18 vale per le aziende con più di 15 dipendenti, quindi in realtà per una platea ristretta, seppur interessa naturalmente tante centinaia di migliaia di lavoratori perché riguarda aziende molto grosse. Però era naturalmente un punto di partenza rispetto ha una nuova idea del mercato del lavoro che diceva, guardate, il mondo è cambiato, non possiamo più permetterci di avere un mercato del lavoro rigido come era una volta, i tempi, ripeto, cambiano, e, ma e, mi verrebbe da dire, il mercato del lavoro aveva già superato il, il legislatore che era fermo ancora e i sindacati e la sinistra in quel tempo alla vecchia concezione del mercato del lavoro, tant'è che a quell'epoca proliferavano i famosi eh, contratti a progetto, i Coco Co e poi diventati i Coco diventati Pro, Coco Pro okay? strumento anche lì di cui se n'è abusato e poi è stato abolito. Ma l'orizzonte qual è stato? Le aziende sono ritornate al vecchio contratto ingessato, al posto fisso per tutta la vita? Naturalmente no, hanno colto l'occasione del voucher e hanno addirittura peggiorato le condizioni dei lavoratori, perché scommetto qualsiasi giovane lavoratore che in questi anni è stato pagato con i voucher avrebbe almeno sognato di avere un contratto a progetto come prima, un Coco Conco -co Pro che almeno, seppur per sei mesi, per 12 mesi, era un vero e proprio contratto a tempo determinato e invece ora venivano pagati e vengono ancora pagati con lo strumento del voucher. Allora eh, l'errore grande della sinistra allora, perché doveva andare contro tutti i costi al governo di centrodestra, era eh, stato quello di bloccare la riforma sull'articolo 18. Abbiamo perso tanti anni in cui non si è modernizzato il mondo eh, del lavoro, siamo poi arrivati all'assurdo che oggi abbiamo eh, evitato perché non è stato accettato il quesito, ma si stava facendo un referendum per introdurre l'articolo 18 che aveva cancellato il governo di centrosinistra. E allora vedete che delle volte si fanno veramente delle battaglie pretestuose. Chiudo dove voglio arrivare. Non vorrei che qui partisse un'altra battaglia ideologica contro lo spauracchio del voucher, cancellando totalmente lo strumento del voucher attraverso il referendum e rischiando di eh, peggiorare ulteriormente le condizioni di quei lavoratori, quelli che sono quasi obbligati ad essere pagati per i piccoli lavoretti col voucher, o piuttosto, come ricordavo, tutte quelle persone che hanno avuto eh, l'aiuto attraverso i loro comuni con una possibilità di lavoro temporaneo brevi, per brevissimo tempo, pagato attraverso i voucher come strumento di aiuto anche sociale. Ecco, non vorrei che con la guerra ideologica, come era stata fatta sull'articolo 18 prima, Adesso, sui voucher si distruggesse tutto a scapito dei lavoratori che se non avranno nemmeno il voucher, chiaramente saranno pagati sotto forme quasi di capolarato, capolarato con del lavoro nero o delle bancette, naturalmente senza nessuna garanzia, perché perlomeno il voucher, anche se in piccola parte, ti paga un minimo di assicurazione di contributi, certo, garanzia, poca cosa, certo. ma almeno è meglio del. Del lavoro nero in cui veramente non esiste. Alberti, il rischio è questo? C'è? Lo vede? Qual è il suo pensiero, sì, la sua allora, risposta? Riguardo a due cose che sono state dette, appunto, voucher e articolo 18, magari anche in particolare Poi riferimento. Non mi tocca farle vedere esatto il titolo del ecco, Jobback. Ecco, L'ho ecco, visto passare, Parl parleremo anche eh, di quello. E, appunto il, il voucher la dicitura per lavori di natura meramente occasionale, la tolta se ben ricordo, ma penso di ricordare bene, è il governo Letta nel 2013. Io ripeto, lo strumento del voucher non è di per sé un male, infatti il voucher dovrebbe rimanere e restare per lavori di natura meramente occasionale. Quindi, se lo strumento del voucher è vincolato da quella dicitura e quindi viene applicato in una serie di casi in cui ritorna utile applicarlo, assolutamente sono favorevole ad avere il voucher. Ci mancherebbe, nel senso, è, un, è, è un altro strumento, nel senso tra i tanti. Se lo cancelli, cioè, se lo cancelli non ci sarà più nemmeno per il lavoro occasionale, <ride> quello rischio il rischio cioè se il referendum viene vinto e viene abolito il voucher, non è che dopo una settimana il Parlamento può reintrodurre il voucher anche solo per il lavoro occasionale, no? È chiaro che il voucher a quel punto, pietra tombale, non ci sono più. Diciamo Quello che rischio, mi auguro che, che da qui al 28 di maggio appunto il legislatore a livello nazionale operi per le modifiche necessarie nella giusta direzione. Questo, mi limito a dire questo. Speriamo. Per quanto riguarda invece l'articolo 18... Guarda, qui trovi un rappresentante del Partito Democratico che, forse in, eh, per la mia natura un po' liberal, nel senso di liberale, non si è mai speso eh, come dire, per una battaglia ideologica a tutela e a garanzia del eh, dettato dello Statuto dei lavoratori dell'articolo 18 così come era previsto fino alla prima modifica che ricordiamo è stata tra l'altro introdotta dal, dalla Fornero, quindi nel senso, dal, dal governo Monti stesso, poi nel senso, naturalmente è stata ripresa dal Jobs Act e, da, e, da, e dal governo Renzi. Quindi, nel senso, l'evoluzione che c'è stata sul piano giuridico dell'articolo 18 assolutamente mi trova, mi trova favorevole, nel senso, si è deciso di procedere in questa direzione. Il modo per tutelare i diritti dei lavoratori c'è ed esiste comunque. È logico che i diritti dei lavoratori debbano essere tutelati, sono sacrosanti e come tali devono rimanere. E dall'altro lato, però, bisogna naturalmente favorire la crescita. Eh, occupazionale, no, lo sappiamo che in Italia abbiamo una delle, dei tassi di disoccupazione più alta per i giovani, no? si parla sempre di percentuali, il 38-40% di disoccupazione giovanile, ora siamo all'11,6-11,7% se ben ricordo di disoccupazione generale, quindi siamo nel senso, con tassi di disoccupazione che sono sempre molto alti. Gli strumenti che si possono attuare a livello legislativo sono quelli naturalmente. Di favorire la crescita dell'occupazione tenendo conto che il mondo del lavoro, come è già stato ben sottolineato, è un mondo che si evolve e cambia indipendentemente, autonomamente rispetto a quelle che sono le scelte del, del legislatore. Quindi in Italia. Il mondo del lavoro ormai sono anni che lo diciamo è nel senso un mondo flessibile, no? c'è la flessibilità, cerchiamo con gli strumenti appunto che sono dati in dote al legislatore nazionale di far sì che flessibilità non si trasformi in precarietà perché finché una persona, io lo dico nel senso da giovane, no, che ha 25 anni o poco più, vedo nel senso tanti ragazzi che hanno la mia età che stanno entrando, sono appena entrati nel mondo del lavoro. O che ci provano. An o che ci provano, <ride> esatto. Okay. È più difficile che ci prova che, di quella che... Assolutamente, purtroppo, purtroppo si fa davvero tanta fatica a trovare oggi un'occupazione anche in una terra ricca che offre tante opportunità come la nostra Lombardia. Il la questione è che appunto tanti giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro sono... E consapevoli del fatto che probabilmente non manterranno lo stesso impiego per tutta la vita perché il posto fisso, come c'è stato per i nostri nonni, per i nostri padri, soprattutto no, che hanno vissuto il boom economico, la crescita del, del dopoguerra, evidentemente non, è, non esiste più: nel senso, non è una prospettiva che noi, che noi possiamo pensare di avere per i prossimi 10, 20, 30, 40 anni. Ma il fatto di non avere un'occupazione, cioè il fatto di non, di non avere la stessa occupazione per tutta la vita non significa che. Una persona non debba mantenere uno stipendio, avere un reddito minimo perlomeno garantito alla fine del mese, perché nel okay, senso direi, è evidente... il reddito minimo garantito, occhio che poi i 5 Stelle se, 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 ah, no, se, la, se so, la sentono... No, sono due cose diverse però, i 5 no, Stelle no, certo, propongono certo. un reddito di cittadinanza, noi stiamo parlando di un reddito minimo era garantito, io una sono favorevole al reddito minimo garantito, ma non sono eh, d'accordo con la proposta dei 5 Stelle di un reddito di cittadinanza, perché okay, sono due cose sono. un attimino diverse. Quindi ripeto, nel senso... Eh, Procediamo nel, nelle modifiche anche della, della legislazione riguardo, riguardo al mondo del lavoro tenendo conto che il mondo del lavoro si è già evoluto e continua ad evolversi indipendentemente da quelle che sono le scelte del del legislatore eh, Monti a questo punto faccio commentare prima lei un po' questi dati gli ultimi dati appunto sul, sul Job Act il eh, fatto quotidiano titola Job Act, anche il centro studi di Biagi certifica il flop, sempre più lavoratori a termine boom occupati, solo over 50 e sotto eh, rilancia appunto questo working paper, questa ricerca della fondazione Adapt, fa un bilancio e eh, nonostante gli sgravi eh, contributivi costati circa 20 miliardi di euro, eh, non si può dirsi eh, raggiunto l'obiettivo eh, diciamo, principale e nel 2007 in questo caso a termine erano 13,7 lavoratori su 100 nel 2016 si è toccato il record di 14,4 questo job act eh, sta andando sempre in discesa nel corso del tempo ah, almeno bello, erano sembra dai dati molte critiche dette da tanti umilmente eh, anche da me compreso che non conto nulla <ride> ma da tantissimi critici quando approvarono il Jobs Act, quando Renzi lo dipinse come questa rivoluzione copernicana che avrebbe svoltato il mercato del lavoro italiano tanti dicevano guarda che semplicemente stai spendendo una valanga di miliardi, okay, e adesso ce li abbiamo noi da, da ritrovare eh, con le famose clausole di salvaguardia che altrimenti scatteranno eh, l'anno prossimo. Stai spendendo una valanga di miliardi e semplicemente il primo dato che eh, si registrerà sarà quello che le imprese anticiperanno molta parte delle assunzioni che comunque avrebbero fatto. Se andiamo a vedere i dati è quello semplicemente che è accaduto. Le aziende sono corse ad assumere eh, o a regolarizzare alcuni posti di lavoro per eh, agganciare eh, i temporanei sgravi che erano molto eh, ricchi e poi però una volta che non ci sono stati più gli sgravi il famoso shock. Non c'è stato perché non è ripartito il tasso di eh, occupazione. Analoga eh, situazione l'abbiamo avuta con l'altra eh, riforma, non è stata una riforma, diciamo iniziativa, eh, io la chiamerei stravagante, del governo Renzi, che però dal punto di vista mediatico eh, ci ha inchiodato tutti sulle sedie davanti alle tv. I famosi 80 euro che ci ha mostrato con le mitologiche slide. Gli 80 euro. Che non sono assolutamente un abbassamento eh, di tasse, come eh, sono andati raccontando eh, molti fan di Renzi e come Renzi stesso, in eh, uno degli ultimi interventi sul suo blog, ha ricordato: sono semplicemente una spesa eh, pubblica perché si elargisce il famoso bonus di 80 euro. Un bonus che non ha avuto nessun effetto se non un effetto disastroso sulle casse dell'erario, ci costa 10 miliardi ogni anno. Abbiamo regalato 10 miliardi, dico regalato, eh, perché li abbiamo distribuiti in maniera, dal mio punto di vista, idiota. Faccio sempre eh, l'esempio di due vicini di casa, quello sopra, che sono magari una giovane coppia che eh, il padre o il genitore di qualcuno dei due gli ha regalato un appartamento, hanno tutte e due uno stipendio di 1.300 euro, non hanno figli, a questi due ragazzi Renzi ha dato 160 euro in più, cioè 80 euro in più a testa, che naturalmente questi si saranno andati magari a spendere in pizzeria oppure molto probabilmente li hanno messi nel conto corrente aumentando il risparmio. Perché, sapete, due giovani ragazzi non hanno il mutuo, prendono tutte e due 1300 euro a testa anche nella ricca e costosa Milano. Comunque si riesce a vivacchiare abbastanza bene e quindi abbiamo aumentato il risparmio. I loro vicini di casa sotto, che sono anch'essi una giovane coppia, ma che magari la hanno deciso di fare due figli e magari solo uno dei due lavora perché hanno due figli e magari hanno pure il mutuo e sai com'è, se hai un mutuo e due figli, hai chiesto al datore di lavoro un minimo aumento, quindi sei arrivato a percepire 1.500 euro al mese, beh questa famiglia Renzi non ha dato Nulla? Ok, perché la cosa assurda è proprio questa. Quelli sopra, senza figli, senza affitto, che beccavano in due 2.600 euro, gli ha dato 180 euro in più. Quelli sotto, monoreddito, 1.500 euro, con due figli, moglie a carico e il mutuo, l'affitto da pagare, Renzi non gli ha dato nulla. Allora capite che abbiamo eh, inchiodato il bilancio con 10 miliardi di spesa pubblica, Ogni anno solo per dire che noi dobbiamo confermare una misura idiota come quella degli 80 euro. E il Jobax si sta rivelando un ulteriore errore del governo Renzi, costato tantissimo, risultati prossimi allo zero. Riusciranno tutti questi errori a emergere durante il dibattito congressuale? Perché questo signore che doveva eh, circa 98 giorni fa ha dichiarato. No, che avrebbe lasciato la politica, o meglio, l'ha dichiarato per più volte nel corso del 2016, che avrebbe lasciato la politica il 4 dicembre se avesse perso il referendum. L'ha perso il 4 dicembre, quindi circa 100 giorni fa, ma eh, mi risulta che si sia addirittura ricandidato nuovamente alla guida del PD e dicono che addirittura voglia... Diventare ancora il candidato Premier che sciaguratamente spero gli italiani non vogliano scegliere nuovamente. Il signore la lezione non l'ha capita a quanto pare, ma tutti gli effetti nefasti delle sue manovre li stiamo pagando noi. Una risposta articolata, adesso che okay. il nostro Berti dovrà cercare di darci, perché effettivamente dei punti che ha sollevato Monti sono, sono dei punti reali, però capire un attimo l'altro taglio, l'altra visione di fondo. Posso qual è. partire da una battuta? Assolutamente. Renzi aveva detto e ha ripetuto più volte se perde il 4 di dicembre... Cioè, se il referendum vince il no, prima di... mi dimetto no, no, prima... da presidente no, no, del Consiglio No, 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 no ah, ti aspetta, prego. Aspetta. No, no, hai guardato Croza in prima Italia di... in Italia dove una. Non ha detto no, così. Ma l'ha in... la politica no, detto in Italia, in, no? in Italia. No, non è così, ma, in hai Itali... visto Crozza? In Itali... ma Crozza Crozza nel senso fa il suo no, lavoro no, Crozza... di No, no, scusami. Crozza ha fatto una sintesi di tutti gli spezzoni video, non, non lui che fa il comico, le imitazioni, ha fatto è dire, un lavoro giornalistico. Che in pochi giornalisti liberi e seri hanno fatto, ma lui l'ha fatto da comico, ha fatto un copia e incolla di tutti gli spezzoni televisivi, quindi non il comico, il tuo segretario nelle varie trasmissioni, porta a porta, che tempo fa, eccetera. Che ha ribadito in più riprese: Lascio la politica. Ora, per me ha detto una stupidata nel momento in cui ha dichiarato Lascio la politica, ma siccome è un personaggio che è capace di dire delle bagianate del genere e beh dopo o le mantieni o cosa sei? Un uomo senza parola che di solitamente si chiamano buffoni. In Italia dove quando si perde, le colpe non sono mai di nessuno, Massimo o meglio, o o o o o si scaricano sempre agli altri si dicono questo lo dico anche Ma dalla nostra parte. Noi non abbiamo perso, noi abbiamo non vinto. Ma non è vero, ti devo fare l'elenco. Per una volta, per una volta, un Ma presidente del vero. consiglio Ma che il giorno stesso Ma ammette è... la propria sconfitta e se ne va a casa da presidente del Ma consiglio e dice: elenco, Mi dimetto lascio, lascio il governo, lascio la guida Ma del governo. Secondo me deve essere solo apprezzato per coerenza. Scusami, c'è un elenco che non finisce più. Te ne dico due su tutti: Silvio Berlusconi che si è dimesso quando eh, ha visto il, il tracollo, diciamo, secondo me artefatto dell'economia, Massimo D'Alema. Ma ti riferisci Mas al. Ma il colpo di Stato colpo del 2011, Stato. certo. Massimo D'Alema che si è dimesso per una semplice sconfitta delle regionali, quindi non ci venga a raccontare Renzi che è il primo della storia che si dimette perché sarebbe l'ennesima balla no. che lui dice e voi... tralasciando alimentate. un po' la questione dialettica della Però di questa la, è importante. Questa, questa eh? era, Ognuno giustamente battuta, tira qua, tira tira qua, qua battuta, al proprio eh, mulino eh, Però è importante, dalla misura del personaggio, perché uno che arriva a dire lascio la politica, con spavalderia, e lo dico io, fatto che lo una persona impegnata, perché diciamoci la verità, il fronte del no e nel senso non c'è bisogno che adesso utilizzi parole tipo cozzaglia o, o simili però nel fronte del no c'era dentro di tutto e di più dall'estrema destra all'estrema sinistra è logico che il fronte del sì è stato portato avanti primariamente dal partito democratico anzi neanche da tutto il partito democratico da una parte del partito democratico e Renzi mm. si è intestato non si è mai visto io almeno a, a mia piccola memoria ho, ho pochi anni però nel senso anche andando Ce a rivedere piccolo, altre, sì. altre, altre altre campagne di prima che nascessi eh, non si è mai visto un Presidente del Consiglio che si spendesse così tanto per una campagna referendaria, quindi è evidente che il sì, quello che si è avuto, e poi nel senso c'è stata anche una grande affluenza, diciamo c'è stata un'affluenza da politiche più che, da, che, più che mm. da consultazione referendaria, il sì è evidente che se lo possa intestare in buona parte lo stesso. Matteo Renzi, perché? Nel senso, è stato la persona, l'abbiamo visto. Io devo dire, anche magari dando un pochettino di noia lui e anche chi dall'altra parte promuoveva il no, tutti i santi giorni, da mattina a sera, sulle tv, in ogni tv no, pubblica e privata vinto, che fosse. Cioè. Ha vinto quindi, no, non ha vinto. No. Però, è evidente, però è evidente che si è cioè, intestato doveva, doveva perderlo no, più del 60%. Eh. Di Amine, guarda che una sconfitta così, cioè è già ma, abbastanza rotondo Guarda, è... aveva parlato bene adesso, non per far citazioni, ma ha parlato benissimo. Vittorio Sgarbi dicendo: Ma qui tutti si lamentano quelli del no, che Renzi ha perso il referendum. Renzi è stato l'unico che ha promosso il sì e ha ottenuto il 41%. Quindi quel 41% è tutto di Renzi, tutti gli altri hanno preso il 59%. E allora noi diciamo: ma certo, questa... il referendum. È stato perso e purtroppo per me è un'occasione persa non per Renzi o per il governo Renzi, perché Renzi se ne può anche andare a casa. È un'occasione persa per l'Italia, per il futuro dell'Italia. Noi avevamo l'opportunità di andare a semplificare il sistema, di andare a ridurre il numero dei parlamentari. Adesso volevo chiudere un po' questa cosa da, e non l'abbiamo potuto fare. I cittadini fare. hanno votato e hanno dato la loro idea. Certo, il la loro... popolo è sempre sovrano. Esatto, la, la loro idea. Eh, però, appunto, volevo tornare un po' al discorso invece voucher degli 80 ehm. euro che diceva Monti. cioè stiamo un po' sull'attualità. Eh, allora, riguardo alla questione eh, Jobs Act e poi, nel senso, riprendo l'altro tema era: gli 80 euro gli che 80 ha criticati euro, ecco. da Monti eh, Allora, il Jobs Act quando è stato pensato nel senso è stata una riforma del lavoro come ce ne sono state tante prima, eh, per naturalmente favorire una maggiore occupazione, la creazione di posti di lavoro. È evidente che insieme alla disciplina giuridica che era contenuta nel Jobs Act ci fosse una manovra che era sostanzialmente fondamentale affinché il Jobs Act potesse avere l'effetto sperato, che era appunto la, eh, la diminuzione, no, il, gli sgravi fiscali sul, sul costo del lavoro. Questi, nel senso, dovevano funzionare per tre anni, quindi, nel senso, siamo qui, eh, fra, fra poco o fra poco del tutto. L'obiettivo, nel senso, qual era all'inizio? Era quello di dire che gli imprenditori, dal momento che assumere costa meno, assumeranno, lo faranno a tempo indeterminato no? con questo eh, nuovo, nuovo tipo di contratto che è il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. E lo, faranno, e lo faranno con la prospettiva non di andare poi dopo tre anni, una volta finiti gli sgravi fiscali, a licenziare tutti quelli che avevano assunto, ma se non a mantenerli assunti tutti, perlomeno una buona parte, si spera la maggior parte, io naturalmente auspicherei la totalità ma è logico che non sia così perché poi le dinamiche all'interno del mondo del lavoro sono varie e variegate arriviamo da tanti anni di crisi le aziende italiane fanno fatica anche se devo dire gli ultimi dati per esempio ci dicono che l'Italia ha avuto sull'export un, un enorme balzo in avanti rispetto a quelli che erano i dati dei, degli anni passati, quindi ci sono sicuramente dei dati in negativo ma ci sono anche dei dati in positivo, il PIL nell'ultimo anno ha avuto una crescita No, molto timida dello 0,8-0,9% rispetto allo scorso anno. La speranza, naturalmente, la speranza, diciamo la fiducia è quella che i 680.000 posti di lavoro che si erano venuti a creare con il Jobs Act, anche qui ricordiamoci che. In, eh, in governi passati c'era qualcuno che aveva promesso un milione di posti di lavoro in più, di quel milione di posti di lavoro in più, mi ricordo di un contratto fatto con gli italiani e firmato su una qualche scrivania in diretta su Raiuno, non che se ne, ne sono rivarono. realizzati. E eh? eh no, arrivarono, sai che poi eh, fu consultato <ride> quel contratto. Vabbè, arri arrivarono, arrivarono dove? Nel senso, gli italiani poi lo so sanno benissimo che tutte quelle promesse in buona parte non sono state mantenute. Sai che questa del volta 2001 questa vo basta se guardare i livelli di disoccupazione. Okay. Fino al 2006-2007 l'economia italiana comunque cresceva, sempre molto di meno rispetto alle altre economie occidentali, perché l'Italia purtroppo ha dei problemi che sono strutturali, che sono indipendenti da quelle che sono le, le riforme del lavoro che fa un governo, nel senso che un governo può fare tutte le riforme del lavoro che vuole, ma ci sono problemi endemici al mondo eh, produttivo ed economico italiano che sono di ben più ampia natura e risalgono a tempi ben, ben precedenti a, a quelli di un, di un un governo di una legislatura. Ripeto, il Jobs Act, stante nei suoi enormi limiti, perché è una riforma, come tutte le riforme, può avere degli aspetti positivi e degli aspetti meno positivi o degli aspetti negativi, eh, ha cercato di andare a sollecitare, diciamo, la, la, la richiesta occupazionale. E a parer mio, ripeto, eh, sono passati quasi tre anni no, dall'entrata in vigore, comunque sia, 680.000 posti di lavoro nuovi sono stati creati, che non sono naturalmente ancora a sufficienza, perché ci sono tante persone, e l'abbiamo detto anche prima, che tuttora non, è, non godono della possibilità di avere, di avere una retribuzione fissa, di avere un posto di lavoro eh, retribuito, anche qui, retribuito dignitosamente, perché poi ci sono anche tanti posti di lavoro, non solo in Italia, eh, ogni tanto si fa eh, impropriamente, a parer mio, il confronto il parallelismo con altre realtà europee anche della ricca Germania. In Germania ci sono oltre 2 milioni di lavoratori che hanno un contratto ma che so, sono contratti diciamo da 600-700 euro al mese con il quale eh, fanno fatica a sopravvivere altro che arrivare alla fine del mese, non arrivano neanche alla terza settimana del mese. Quindi il, le ricette e le bacchette magiche non le ha nessuno. Si è cercato con il Jobs Act ripeto di stimolare la, la crescita del, del livello occupazionale del paese eh, valutiamo nel senso dopo tre anni quali sono gli effetti positivi e quale sarà la conservazione degli effetti positivi. A parer mio, di quei 680.000 nuovi posti di lavoro creati, buona parte saranno mantenuti, perché l'imprenditore che ha assunto, ha formato una persona all'interno della propria azienda quale interesse ha ad andarla a licenziare dopo tre anni per magari assumere qualcuno con un contratto a tempo determinato o con eh, voucher o, o altri strumenti. Tendenzialmente se lo. Ha formato e ha investito su quella persona nel corso dei due o tre anni passati, io mi auguro lo possa continuare a, ad impiegare all'interno della propria azienda. Ho per solo quanto riguarda. Per quale tendenzialmente, ma capisco il discorso, perché poi è la, la pratica è effettivamente un'altra. Ma è sugli 80 per euro. Per quanto invece... riguarda invece il discorso degli 80 euro, allora, stante le, eh, come dire. Eh, i, i retroscena e poi l'aura la, anche un po' leggendaria che hanno preso questi 80 euro, no? per cui Renzi viene sempre associato agli 80, 80 euro, al numero 80. Gli 80 euro sono probabilmente la più grande misura di perequazione e di equità sociale svolta negli ultimi anni in Italia, perché? perché vanno ad assegnare a 10 milioni di persone, di lavoratori, che ricevono uno stipendio, che è uno stipendio minimo indispensabile per poter arrivare alla fine del mese, no, per poter... Scusi, no, ti correggo perché non so se ti ricordi, perché poi è passato un po' di tempo. Gli 80 sì, euro... non sono, non sono per la fascia più bassa. Ma quelli che non percepiscono 8.000 euro sì, all'anno, sì, sì. non glieli danno. Ed è successo che un milione fischia di persone a cui gli avevano dati hanno perso il lavoro e lo Stato li ha richiesti. Tra l'altro, siccome lo Stato è molto è molto bravo diciamo quando deve chiedere i soldi. Diciamo che eh sì, è, è un effetto collaterale non desiderato. Questo effetto collaterale, no, volevo solo ricordare che grosso. lo Stato gliel'ha dati 80 euro al mese, quando gli, poi gli gliel'ha richiesto indietro, perché questi poveri cristi hanno perso posti posto di lavoro e non hanno raggiunto l'8000 euro all'anno di reddito, gliel'ha chiesto in una botta unica, cioè gli ha chiesto 600 euro indietro in una singola soluzione, magari anche nel, il fatto nel, di andati, nel nello stipendio il del, fatto del di primo mese dell'anno. Di, ripeto, nel senso, quella era una scelta. Sono legittime altre scelte: altre scelte potevano essere fatte. Se hai deciso ma di non investire: non è equità sociale, perché non si tiene conto né del, 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 delle persone che hai a carico né, se hai, né delle ISE. È stato dato a oh, pioggia, diciamola, diciamo le eh, cose no, come allora, stanno. Allora, no, no, è, è stata modo, fatta una campagna, è un modo, è una un modo. È un di modo a pioggia in vista delle elezioni è... europee perché Renzi doveva legittimare i suoi voti. Non era che stati assegnati i suoi voti. Le elezioni europee sono state certo, il 25 di maggio ma del 2014. Sai che anche. e chi... la misura sai degli Achille... 80 euro Lauro, è stata approvata dopo. Achille Lauro, la seconda scarpa te la dava dopo. Il voto la prima te la dava le il giorno prima, il secondo la dava il giorno dopo, no magliano. hai capito? Cioè, allora Renzi ha fatto uguale. Ma diciamo le cose come stanno. Renzi, che è arrivato al potere, eh, Scippando il, lo scettro di presidente del Consiglio al suo collega di partito Letta per dire. Scippando, che bello. Adesso lo ha fatto con una manovra, che magari manovra è, di palazzo. Non, con una manovra cioè, di palazzo che per è però assolutamente è assolutamente legittima e prevista capire, dalla nostra sì, Costituzione. Non ha usato il pugnale, tutto il resto l'ha usato. Ecco si è fermato prima del pugnale e la guarda, faccia in Italia la prima faccia, seconda repubblica ne abbiamo viste di cotte di crude ma infatti lo stile è da, da DC della prima repubblica no, Lorenzi, tra prima e seconda repubblica detto questo doveva legittimare questo, questo, questa azione di furto del, in maniera anche regalando diciamo, 80 euro questi, al primo che passava per no, strada doveva legittimarlo nel primo, nella prima occasione utile, nella prima tornata elettorale utile, che fu quella dell'Europe, con un largo consenso e ha detto: sai che c'è, facciamo questo spottone. Diciamo che regaliamo 80 euro al mese alla gente e magari qualcuno ci casca. Siccome era ancora una persona giovane, fresca, brillante, con tante idee, mi ricordo quando è uscito dal, dal, dal Quirinale Guarda, che ha ricevuto l'incarico. Che ha detto ma... che in sei mesi doveva fare una serie di riforme. Gli 80, euro, mese avrebbe camminato gli 80 euro, come A ben sai, sono stati ha il 40% del senso che ha distrutto nei successivi anni di azione di lavoro. Gli 80 euro, come ben sai, successivamente sono stati dati, per esempio, anche alle forze dell'ordine che nel senso, anche in quel eh, caso si dice tanto che le nostre forze dell'ordine che svolgono un grandissimo lavoro di servizio sull'intero territorio nazionale non sono sufficientemente valorizzate, ricevono ah. degli stipendi da fame nonostante ah. mettano a rischio, a serio anche sì. la propria vita e la propria no, sicurezza. Mi, mi hai ricordato giustamente una struttura che mi ero dimenticato, delle 80... forze no, dell'ordine, perché poi aveva escluso anche le categorie a parità di reddito, no? perché c'era questo problema... I soldi erano questa... quelli. Ah, i soldi I soldi erano quelli, e, cioè, nel senso, se noi, vale. avessimo, se noi avessimo miliardi a pioggia, allora potremmo andare allora, a distribuirli tutte le a, buone, a destra e a mano scusami, in tutte le buone famiglie. Adesso, penso anche nella tua. I soldi sono il, quelli, il le risorse scusami, sono limitate. Sì, sì, viviamo certo. anche nel senso, in un e periodo che non è particolarmente di no, vacche no, grasse, per cui di... si deve anche scegliere e certo. decidere dove andarli a destinare. Si è fatto dicendo, quella scelta, scusami, ripeto: altre sto scelte sono legittime: e penso anche nella tua. Quando ha poche risorse a di disposizione, li distribuisce a tutti i figli in maniera uguale. Non è che ai primi due... Perché sono magari i primi due magari a chi, ha, dai più soldi bisogno, magari a chi altri... ha più bisogno. Bravo, Renzi non ha fatto questo. Ha Questa se... è la tua opinione. E ho spiegato prima con l'esempio efficace dei due vicini di casa, no? Quelli che avevano più bisogno, era la famiglia sotto, a monoreddito, a 1500 euro al mese, con due figli a carico e il mutuo o l'affitto da pagare. E a quelli Renzi non ha dato nulla: quelli che avevano meno bisogno, i due, Guarda, due giovani 80 euro, affitto, al, mese, 80 euro al mese, che sono neanche 1000 euro in un anno, non è che ti cambiano la vita o ti permettono di raggiungere chissà quale altro Beh, status a la vita la quale altro status la migliorano certo la migliorano nel, nel piccolo, poi no, come tutti giustamente, tu giustamente dici, ci saranno cittadini che hanno deciso di no, prendere e certo. di metterli da parte. Gli italiani sono grandi risparmiatori, anche in tempi di crisi hanno la lungimiranza di pensare al futuro, per cui probabilmente in tanti mm. hanno anche messo, messo da parte qualcosa, ci sono anche sicuramente italiani che hanno deciso di spenderli in consumi e quindi magari hanno eh, anche un pochettino sì, alimentato il problema è che i dati, No, e la ricrescita non c'è stata, quindi i dati ci dicono che. Nell'ultimo anno il PIL è cresciuto. E malgrado dopo, sì. eh, dopo essere stato in decisione per anni quei 10 no. miliardi con cui avete impiccato il bilancio dello Stato 10 miliardi tu cosa ne avresti fatto di quei soldi sentiamo ah, tu guarda, 10 miliardi mm. semplicemente se li avessimo messi per abbassare le tasse che gravano sul sistema produttivo già avremmo le fatto le tasse una, sono state abbassate eh, le tasse è stata, è stata a parte le, 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 le detrazioni che sono state fatte appunto sul costo del lavoro che ho elencato prima ma soprattutto è stata fatta una, cioè è stata eliminata una tassa che è considerata da tanti odiosa come la tassa sul gli immobili, nel senso, Limo Limu sulla prima no, casa. Già tolta, tolta. Guarda, che l'aveva già tolta il governo Berlusconi. Era criticata lì citata da tolta, voi. Poi è stata reintrodotta da Monti, adesso c'era e eh, si è deciso di togliere. Beh, non, ah, ok, quindi l'avete rimessa per poi dire che l'avete no, tolta? No, chi è, chi è che l'ha rimessa? Sì, sì. L'ha rimessa è Monti, Monti. E Monti, ah, nel senso, l'hanno votato tutti. L'hanno no, votata votata no, la Lega, no, però nel senso centrodestra, destra centro-sinistra. Quindi questo giochetto di dire ai cittadini ti rimetto una tassa per poi dire che te l'ho tolta. Cioè, veramente è il gioco delle tre. Andare Campanella. troppo indietro per darvi un ulteriore spunto eh, vi faccio leggere questo, questo titolo che riguarda il regio di inclusione che è una delle ultime manovre proprio in aiuto un po' delle persone che sono un po' più in difficoltà appunto via libera eh, del Senato approvata la delega del governo dopo l'occhio ok della Camera dello scorso luglio appunto anche Palazzo da Madama esprime il suo parere favorevole. La misura in questo caso prevede, eh, come leggiamo, 480 euro a sostegno di circa 1,8 milioni di persone. Eh, Monti questa cosa la soddisfa, inizia, può, può soddisfarla, inizia a essere un qualcosa che eh, può essere letto positivamente oppure no? Ma io voglio essere abbastanza concreto su questi temi. Eh, sono scettico perché anche qui da amministratore vedo che alla fine queste misure riescono in gran parte, cioè non riescono in molti casi ad arrivare veramente a chi ha bisogno. Perché poi eh, noi facciamo tanta leggenda eh, su questi famosi rezzi di cittadinanza, eccetera, che secondo me il re di cittadinanza è assolutamente una follia perché eh, so, semplicemente sarebbe l'ennesima eh, prova, eh, l'ennesima istituzionalizzazione di quel fenomeno che è passato sotto il nome di assistenzialismo che ha rovinato soprattutto il centro-sud dell'Italia e ha condannato il centro-nord a pagare queste forme di assistenzialismo. Dicevo, queste misure purtroppo siccome sono legate a fattori eh, come l'ISEE e altri parametri eh, particolari sarà perché mai io noto che vanno sempre a vantaggio o degli evasori totali, A in primo luogo, o B degli eh, extracomunitari che sono arrivati qualche mese fa eh, qui in Italia e guarda caso o lavorano in nero o hanno dei redditi bassissimi, magari hanno parecchi figli e quindi si ritrovano eh, a loro vantaggio sia l'assegnazione dei case popolari sia l'assegnazione di queste misure d'aiuto. E allora dico, se noi dobbiamo spremere i cittadini... <coughs> Lombardi nel caso della Lombardia o italiani in genere nel caso dell'Italia, per poi finanziare misure che in gran parte vanno sempre a vantaggio di quelli che sono magari entrati illegalmente nei confini eh, italiani, beh, eh, io non sono d'accordo. Quindi attenzione quando facciamo queste. Misure. Capisco l'esigenza della maggioranza di rincorrere, ripeto, la propaganda dei 5 Stelle che sul reddito di cittadinanza hanno eh, poggiato gran parte del loro consenso elettorale, soprattutto al centro-sud. Perché, eh, magari spiace dirlo, ma eh, evidentemente quando si va giù in alcune latitudini a promettere dei denari a pioggia raccoglie un sacco di voti. Registro infatti che gran parte dei parlamentari dei 5 Stelle sarà un caso Arrivano dal centro-sud. Allora, se parliamo eh, l'ennesima forma Il nord ci di pensa assistenzialismo, l'ennesima le no. forma di assistenzialismo, io dico no. Eh, se si tratta invece di voler aiutare le persone che veramente hanno bisogno, allora io dico diamo. Un misure e risorse maggiori ai comuni perché in questo caso, che invece continuiamo a rubargli risorse, perché in questo caso il primo cittadino e con lui la sua squadra di governo, la giunta comunale, è quella che meglio conosce anche personalmente le realtà eh, che ha delle famiglie che hanno bisogno. È quello che magari dico delle cose che possono sembrare banali ma sono vere, e quando si reca al mattino al bar a bere il caffè. Può capitare che eh, trova quello che gli ha chiesto aiuto il giorno prima che è lì a mettere dentro eh, decine di euro nelle famose macchinette mangia soldi e allora vedi che se i soldi gli dà lo Stato tutto va in fanteria. Se invece è il primo cittadino, è il comune, la, il primo livello amministrativo che incontri anche per strada con cui ti devi confrontare, beh, io sono convinto che si riescono ad ottenere misure più puntuali e più efficaci ed evitare che gran parte le fregature. Alberti, la tua proposta, se mi pare di capire, è che siano le amministrazioni locali a erogare questi redditi di inclusione. No, dia, se c'è un problema sociale, invece di tagliare ai comuni che sono, eh, rappresentano il primo campanello, la prima porta a cui bussano tutti i cittadini bisognosi, perché questa è la verità, quando una famiglia o una persona in Beh, difficoltà... Beh, anche perché è l'istituzione più vicina, nel appunto, senso... Appunto, quello che ti ho detto. Il cittadino, logicamente, va a rivolgersi dal sindaco... Non è che va a, eh, ecco, a citofonare a Gentiloni, allora io dico... Delegate, date le risorse ai comuni, quelle che gli avete rubato, tra l'altro, ritornatele ai comuni e vedrete che loro sapranno mettere in campo misure più efficaci per aiutare le persone bisognose. Ma siccome il non detto di tutta questa questione è sempre mm. quella di crearsi un consenso elettorale. Perché questo è sempre il non detto di queste misure. Devo dare dei soldi a pioggia, così visto che io sono stato così bravo da regalarti dei soldi, che poi sono i soldi dei contribuenti, mica li stampa il governo i soldi, no? Li stampa la zecca, però eh, sono risorse che non genera il governo, semplicemente il governo le prende dalle tasche ai cittadini e poi si fa anche bello nell'elargirle e dico, ti ho dato dei soldi nel 2018 votiamo, magari tu mi voti Guarda, allora, questa logica se, qui finiamola se reddito di inclusione agli fa, allora sono mancette elettorali, soldi a pioggia perché ci si vuole comprare il voto degli elettori per le prossime consultazioni. Se non lo si fa, allora si è il governo delle banche, il governo dei poteri forti no, che non ok. pensa agli, ho, ultimi, agli ultimi cittadini. Più no? Diamo le risorse ai sindaci e alle amministrazioni comunali che sono il primo avamposto che aiuta le persone in difficoltà Guarda, le persone in difficoltà vanno dal sindaco tutto, non vanno dal governo di tutto governo. il tuo ragionamento sono d'accordo su una cosa che il reddito di cittadinanza così come concepito dai 5 stelle tendenzialmente favorisce l'assistenzialismo poi in alcune parti d'Italia magari più che in altre anche questo non lo metto in dubbio quindi in generale il eh, reddito di cittadinanza a parer mia, è una misura assolutamente sbagliata su, su questo punto siamo perfettamente d'accordo per quanto riguarda il reddito di inclusione, così come è stato approvato eh, dal Parlamento, a parer mio invece è un, eh, uno strumento che va proprio nella direzione, poi, nel senso, se ne può discutere se eh, le risorse debbono essere erogate direttamente dal livello nazionale oppure dal livello locale. Ma quello è un altro piano ancora, cioè quella è una discussione parallela che non riguarda nello specifico la decisione di assegnare risorse. Eh, da destinare alle famiglie più deboli a, agli ultimi diciamo della società che davvero fanno fatica a, a, a non ad arrivare alla fine del mese perché evidentemente non hanno neanche un reddito ma che fanno davvero fatica a sopravvivere quindi davvero secondo me il reddito di inclusione è una buona misura è una misura eh, se così si può definire ancora di sinistra quindi una misura che va ad aiutare le classi più deboli e più disagiate della popolazione Guarda, io sarà che sono di formazione federalista arrivando e rappresentando la Lega Nord che è il movimento che ha riscoperto un grande tema abbandonato che era quello del federalismo. Cos'è cos il federalismo Perché in è maniera... Abbandonato? In ma Salvini l'ha abbandonato. No, forse non hai capito. È stato abbandonato dalle istituzioni. No, è stato il Dallo movimento stato. che ha riscoperto tanti anni fa il federalismo che era stato colpevolmente abbandonato dalla scena, scena politica. Cosa volevo dire? Spieghiamo semplicemente... Ridotto ai minimi contestato. termini, cos'è il federalismo? federalismo significa che si parte dall'ente eh, più piccolo, che in questo caso nel nostro ordinamento è il comune, tutto quello che può fare il comune lo fa il comune, tutto quello che non può fare il comune lo fanno la provincia, perché ci sono ancora, la regione e il governo, quindi lo Stato. Come in ultima istanza, e poi addirittura adesso abbiamo l'Europa che io sognerei un'Europa confederale e non quell'Europa che c'è adesso, ma questo è un altro discorso. Vabbè, questo vabbè. per dire che quando si tratta di aiutare le persone in difficoltà, io mi aspetterei che fosse, ripeto, il Comune, i servizi sociali del Comune ad aiutare perché è più vicino la gente e la conosce. Mentre mi aspetterei che lo Stato risolvesse il problema da un altro da un altro lato aspetta, visto che, prima, no, visto no, che, prima, visto che prima hai citato eh, okay. mi sembrava strano essere rimasto un'ora e mezza al fianco di un esponente della Lega Nord senza aver mai citato la parola immigrato vabbè quello, se quello se è un ho visto prima, prima, una faccia prima ero preoccupato poi quando l'hai citata basta dammi 10 di secondi per finire scusami, il ragionamento anche perché siamo in dirittura i problemi di difficoltà dal punto di vista della perdita del lavoro Sociale, eccetera, mi aspetterei che fosse il comune e che gli si dia gli strumenti al comune per affrontarli. Dallo Stato mi aspetterei che risolvesse il problema e togliesse gli ostacoli che hanno causato la perdita del lavoro a quella persona. Lì si deve impegnare lo Stato, magari a cancellare eh, tutte quelle leggi che sono in gran parte inutili, che hanno creato un sistema burocratico che ingessa le nostre aziende. Magari migliorare le infrastrutture, magari diminuire le tasse, rendere più agevole fare impresa. Si creano posti di lavoro e abbiamo risolto il questo... problema. Da questo mi aspetterei dello Stato, non che regala dei soldi questa... perché nel 2018 andiamo al volo. L'aspettativa eh, di Andrea Monti della Lega Nord che, eh, visto che siamo arrivati eh, alla fine di questa nostra chiacchierata, ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Abbiamo sentito anche ovviamente il parere di Alessio Alberti del Partito Democratico che ringraziamo. Grazie a voi. E a questo punto ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito e vi lascio alla programmazione del canale. Grazie e arrivederci.